prestigioso perché ottenuto a spese di un avversario di alto profilo come il Catania, nella circostanza rinforzato dal 21enne difensore Giuseppe Bellusci, già nazionale under 21 proveniente dalla prima squadra. Fatte le debite proporzioni, anche la primavera biancazzurra aveva il suo talento di prima squadra, ma ancora in età per giocare in categoria, soltanto 17 anni. Marco Verratti, il del secondo tempo dal centravanti Marinelli, al termine di una splendida azione corale impostata dall'ottimo Berardocco, piedi nobili, cervello fino, e rifinita dall'esterno Nardone. Vittoria meritata. Dopo una prima frazione di sostanziale equilibrio, il Pescara è uscito alla distanza. Il tecnico Antonio Di Battista. Sì, è stata una partita sicuramente sofferta, però avevamo, proprio come strategia avevamo deciso di aspettarli nel primo tempo per poi giocarci le nostre carte nel secondo tempo. Siamo stati bravi nella ripresa, con un gioco più propositivo, a portare quegli attacchi che poi hanno deciso il risultato. Nulla da segnalare nel corso del primo tempo se non la conclusione di Nicastro, che Catenari blocca a terra. Assai più vivace la ripresa per ben due volte. Nel breve volgere di tre minuti ci prova l'attaccante Toneo Malafronte. Le squadre si allungano, il Pescara cerca di approfittarne. Al 17esimo Martella si invola sulla fascia, serve Berardocco che ispira con questo tocco delizioso Nardone, tutto molto bello. Marinelli è solo, ma l'opportunità sfuma. Sul versetto opposto destro radente di Grasso, Catenari neutralizza. Subito dopo Bellusci da metà campo prova invano a sorprendere l'estremo biancazzurro. Al 24esimo Giustini rileva Petrella, il più giovane della compagnia classe 93, il neo entrato subito in evidenza. Assist per Marinelli contratto dall'ottimo Messina. Prodromi tuttavia del gol vittoria, azione da manuale sull'asse Berardocco Nardone. Marinelli non può fallire. All'appello manca solo Marco Verratti, che regala almeno uno sprazzo del suo immenso talento con questo lancio di prima in campo aperto per Nardone, incapace però di capitalizzare. Non accade altro, Pescara batte Catania 1-0. Senti, tatticamente hai cambiato fisionomia alla squadra più volte, sia nel primo tempo ma soprattutto nella ripresa, 4-4-1-1, insomma le cose sono andate nettamente meglio. Col 4-3-1-2 soffrivamo un po' troppo, soprattutto sulle fasce. Abbiamo deciso a metà secondo tempo di passare al 4-4-1-1. Diciamo che ci è andata bene anche questa volta.